Giampiero Bassi, presidente dell'associazione Spidi, parte oggi a Cattolica Eraclea il Social Bus, una iniziativa realizzata nell'ambito dell'APQ, Giovani Protagonisti di Sé e del Territorio. In cosa consiste? Allora, praticamente abbiamo voluto dare un servizio alla cittadinanza cattolicense, specialmente alle persone, quelle che hanno più difficoltà nella mobilità, dare un servizio di trasporto che li accompagni nelle varie necessità giornaliere. Si pensi per esempio alla persona anziana che deve andare al mercato e deve fare magari centinaia di metri di strada per andare a raggiungere quel luogo, il social bus è proprio a disposizione di queste persone che danno l'opportunità di raggiungere quei luoghi gratuitamente e senza minima fatica e con una flessibilità di orari per soddisfare queste esigenze. E come funziona il servizio? Quali gli orari, quali punti di ritrovo? C'è un numero a cui poter chiamare? Allora, praticamente c'è un numero telefonico dove poter chiedere qualsiasi informazione, poi l'informazione sarà data anche tramite volantinaggio, un sito internet dove poter leggere informazioni di qualsiasi tipologia. Beh, e poi ci saranno, per la mobilità ci saranno delle colonnine, cioè dove la gente saprà quali saranno i punti di ritrovo, dove poter aspettare il proprio mezzo di trasporto, chiamiamolo così. E quanti sono i giovani coinvolti nel progetto? Allora, praticamente l'associazione Spidi è formata da tre soci. Questi tre soci avranno un collaboratore esterno, che sarà anche l'autista del bussino, che sarà a disposizione di qualsiasi necessità degli anziani. Per avere maggiori informazioni sugli orari, sulle tappe, di qualsiasi genere su questo servizio, abbiamo un numero telefonico, che è il 388 81 31 177, e in più nelle varie colonnine sarà messo a fisso l'orario dei trasferimenti che vi apporta questo social bus, e in più per ancora informazioni potete contattare il sito internet www.spidisocialbus.altervista.org. Benissimo il bus è. È una cosa buona che l'hanno fatta a Cattolica Eraclea. Fa piacere.